Mi sono ripromesso, ho fatto il fioretto, non rispondere agli insulti, agli attacchi di Letta, Di Maio, Conte, Renzi, Calenda, Gadlerner e compagni, e risponderanno gli italiani il 25 settembre. Non vedo l'ora, sto facendo il conto alla rovescia perché sento una buona aria, tanta voglia di cambiamento. Lei diceva che sarà un autunno difficile dal punto di vista economico. Quali saranno i settori, secondo lei, maggiormente colpiti? Beh, chi consuma più energia ovviamente sta soffrendo e soffrirà, perché alcune aziende, alcune famiglie ancora non hanno visto in bolletta i rincari, mentre altre sì. Ecco, se la guerra non finisce rischiamo di avere un autunno e un inverno freddo per mancanza di riscaldamento e caldo per mancanza di posti di lavoro. E quindi stiamo lavorando perché la guerra finisca il prima possibile e soldi freschi tu li puoi incassare come Stato con una grande operazione di pace fiscale. Con la rottamazione delle cartelle di Equitalia, che riguardano 15 milioni di persone e arrivano a più di 1.000 miliardi di euro, che lo Stato non incasserebbe mai. Preferisco incassare una parte di questi soldi e lasciar lavorare queste persone. Altre soluzioni non ne esistono. Certo, anche in queste ore la Lega sta lavorando per rinnovare lo sconto benzina, lo sconto luce, lo sconto gas, il credito d'imposta per le imprese, però non si può andare avanti di sconto in sconto e di bonus in bonus.